Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura e il Vangelo di questa domenica ci fanno comprendere la grandezza della provvidenza divina, sempre sollecita a venire incontro alle nostre necessità. Nella prima lettura abbiamo ascoltato l'episodio del profeta Eliseo che incarica un uomo di sfamare una folla di 100 persone con 20 pani d'orzo. I pani erano pochi, ma il Signore compì il prodigio e la moltitudine di gente fu saziata. Il profeta Eliseo disse a nome di Dio: «Ne mangeranno e ne faranno avanzare». Lo stesso episodio lo abbiamo ascoltato anche alla lettura del Vangelo. Gesù incarica i suoi apostoli di sfamare una grande folla adoperando i 5 pani d'orzo e 2 pesci portati da un ragazzo. I discepoli stentarono a compiere ciò che Gesù chiedeva loro, ma si dovettero arrendere all'evidenza dei fatti quando videro che tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi avanzati raccolsero 12 canestri. Da questi due episodi ricaviamo diversi insegnamenti. Il primo riguarda la ricchezza della provvidenza divina. In ambedue i casi avanzò qualcosa. La provvidenza fu più che abbondante. Ciò significa che Dio provvede generosamente, al di là di quelle che sono le nostre necessità. La seconda riflessione, forse la più importante, riguarda il fatto che Dio ordinariamente, nell'elargire la sua provvidenza, si serve delle sue creature. Nel primo caso, con il profeta Eliseo, Dio si servì di quell'uomo che aveva 20 pani. Nel secondo caso, quello del Vangelo, Gesù si servì dell'umile contributo di quel ragazzo che aveva portato con sé 5 pani e 2 pesci. Ciò che balza evidente è l'assoluta inadeguatezza del contributo umano. I nostri mezzi sono molto limitati, ma nelle mani di Dio si moltiplicano. L'importante è dare quello che possiamo, al resto pensare a Dio. Ma se manca questa nostra collaborazione, la provvidenza non può intervenire. La collaborazione umana avviene sia a livello spirituale con la preghiera e l'offerta dei nostri sacrifici e sia a livello materiale con le opere di misericordia corporale che non devono mai essere trascurate. Se dunque tante cose non vanno bene in questo mondo, incolpiamo noi stessi. Se tutti facessero il loro dovere, Dio compirebbe delle meraviglie continue. Guardiamo alla vita di Santa Teresa di Calcutta. Quanti poveretti sono stati raggiunti dalla Divina Provvidenza attraverso le mani caritatevoli della piccola suora albanese. Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, operato da Gesù, alludeva ad un miracolo ancora più grande, quello dell'Eucaristia. Con la celebrazione eucaristica non vengono sfamati i nostri corpi, ma le nostre anime. Con l'Eucaristia, il nostro cibo non è un po' di pane, ma il Figlio stesso di Dio. Questo miracolo avviene tante volte ogni giorno, in tutto il mondo, ovunque è celebrata la Santa Messa. L'Eucaristia crea l'unione tra di noi, facendo di noi una cosa sola nel cuore di Gesù. L'Eucaristia, inoltre, esige la carità fraterna. Se infatti diciamo di amare Gesù che è presente realmente nell'Eucaristia, non possiamo poi non amare il prossimo nel quale è presente in qualche modo il Signore stesso. Dall'amore all'Eucaristia si passa poi all'amore fraterno. Quanto più ameremo il Signore, tanto più riusciremo ad amare i nostri fratelli, e sarà proprio l'amore fraterno che dimostrerà l'autenticità della nostra carità divina.
Santa Teresa di Calcutta iniziava le sue giornate con diverse ore di preghiera davanti al tabernacolo e a chi le diceva che forse era meglio andare subito a soccorrere i poveri, ella rispondeva che non sarebbe riuscita a riconoscere Cristo nei bisognosi se prima non avesse trascorso quel tempo davanti a lui, a Gesù, realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. La carità cristiana consiste nel riconoscere Gesù presente nel prossimo e nel pensare che tutto ciò che faremo ai nostri fratelli sarà fatto a Gesù stesso. Per questo motivo, San Paolo, nella seconda lettura di oggi, ci esorta a comportarci con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, avendo a cuore l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. San Francesco d'Assisi, che tanto amava l'Eucaristia, aveva un grande amore per i poveri e i bisognosi, in essi riconosceva il Figlio di Dio. Tra i tanti episodi che si potrebbero raccontare, è bello ricordare il seguente che avvenne all'inizio della sua conversione. Il santo d'Assisi aveva una naturale ripugnanza nei confronti dei lebbrosi, al punto che appena li scorgeva di lontano subito cambiava strada. Ma una volta convertito non poteva più comportarsi in quel modo. Ben presto gli capitò di incontrarne uno per strada. Si fece forza, scese da cavallo e si mise a curare le piaghe di quel povero fratello. Man mano che curava quelle piaghe, avvertì una profonda gioia e quando, una volta ripartito, si volse indietro, non rivide più quel povero lebbroso. Allora capì che era Gesù stesso. Se anche noi, sull'esempio dei santi, sapessimo riconoscere Gesù nel nostro prossimo, la terra si trasformerebbe in un paradiso anticipato. Facciamo la nostra parte e il bene si dilaterà sempre di più attorno a noi. Siano lodati Gesù e Maria.